Buongiorno a tutti, sono la direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Adria, dove si tiene questa conferenza stampa. Io sono doppiamente felice di aver ospitato questa conferenza stampa perché vedo due reti molto importanti. Una rete per il festival tra città e associazioni e una rete importante dell'acqua e dei musei dell'acqua, della quale anche la città di Adria e il museo di Adria fanno parte. Per cui benvenute le reti. Ricordo anche, non è mai stata messa in atto, ma esiste una rete anche tra la città di Chioggia e il Museo Archeologico Nazionale di Adria e il Museo di Villa Pisani, che afferisce allo stesso istituto, perché c'è una collaborazione su di un biglietto unico tra Adria e Chioggia. Quindi questa occasione, dopo i due anni della pandemia in cui tutto è stato dimenticato, questa occasione può essere anche buona per riprendere in mano i discorsi di rete tra Adria e Chioggia dal punto di vista museale e culturale. Quindi benvenuti a tutti. Per quest'anno il Museo di Adria non fa parte delle sedi del festival. Io spero che ci sia una seconda edizione, che sia questa sia soltanto la prima, ci siano nelle prossime edizioni anche il museo potrà fare la sua parte. Intanto vi ringrazio della giornata di oggi.